Ricordare che chi si reca in ospedale lo fa perché ha un problema di salute o deve assistere qualcuno che ha un problema di salute può apparire un'ovvietà, ma forse non lo è più se accanto all'odissea che devono patire i pazienti per raggiungere l'ospedale di Padova si affiancano i tempi biblici che la città sta impiegando nel dare il via libera ad una nuova struttura attesa da 20 anni, la cui necessità è resa evidente anche da tutti i limiti di una situazione in cui può diventare un'impresa persino trovare un posto per l'automobile. Aspetta, è difficilissimo. Non si trova nessun tipo di parcheggio. È quasi una lotteria, insomma, una vincita alla lotteria. Alle 10:30 abbiamo girato fino oltre le 11. Abbiamo girato tutte le vie qua attorno. Dopo in fondo di là l'abbiamo trovato finalmente. Un'odissea della quale ci dicono fa parte anche un servizio di trasporti giudicato insoddisfacente da diversi utenti. Non arrivi da nessuna parte, se devi poi avere delle coincidenze. Non saprei neanche come eseguire un tragitto, quindi no, non mi fido. Alcuni si arrangiano con la bicicletta, ma è evidente che spesso chi va in ospedale non sia certo nelle condizioni di potersi sobbarcare una faticosa pedalata in mezzo al traffico, magari sotto un sole cocente o sotto la pioggia a seconda della stagione. Voci di cittadini che ribadiscono un'urgenza che si scontra con una politica che ha impiegato 4 mesi per portare in consiglio comunale l'accordo di programma firmato in regione e che ora deve ancora compiere i passi amministrativi necessari alla cessione dei terreni di Padova Est. Speriamo che prima o dopo lo facciano perché è molto difficile sia raggiungere da parte, sia raggiungere anche l'ospedale, sia parcheggiare. Se uno sta male non è che parcheggia lontano, vuol far parcheggiare vicino per arrivare più velocemente possibile.